Com'è andata? Penso bene comunque, ho fatto la prima prova, il tema, e penso sia andata bene comunque. Che tema hai scelto? È la Costituzione, è tipo tipologia di ordine generale. Adesso sì. Matematica. Adesso matematica che preoccupa di più. Preoccupa di più? Preoccupa di più, sì. Università? Sì, probabilmente a Teramo, benessere animale, una succursale di veterinaria. Che tema hai scelto? Quello dell'analisi del testo. Ti eri preparata, te lo aspettavi? Sapevo che comunque avrei fatto quello perché è una tipologia che mi rimane più facile. L'autore era un autore insolito, quindi però tutto sommato è andata bene. Ti senti soddisfatta della tua prova? Della prima sì. Della prima sì. Le adesso altre... ti aspetta? La seconda prova domani e la terza lunedì. Tu sei del? Liceo linguistico. Liceo linguistico. Che cosa hai scelto come tema? È l'ambito artistico letterario sulla solitudine nell'arte e nella letteratura. Come mai questa scelta? Ma perché penso che comunque sia un argomento che riguarda più o meno tutti, come abbiamo visto lo sviluppo anche comunque nel passato, studiando i vari autori, è una cosa che ci rappresenta, quindi ho voluto analizzarlo e svilupparlo. Bene, senti, il prossimo step sarà l'università, cosa sceglierai? Pensavo mediazione linguistica interculturale. Com'è andata la prova? No, complessivamente bene, dai. Speriamo bene, speriamo che piaccia. Quando le hanno lette le tracce, che umore c'era tra voi? Erano quelle che ci aspettavamo più o meno, quindi sì. Tu hai scelto? Io la tipologia A, analisi del testo su Giorgio Bassani, un testo di Giorgio Bassani. Adesso università, ci stai già pensando cosa? Università ancora siamo sull'indecisione. Allora, dallo scientifico incominciano a uscire i ragazzi, tu cosa hai scelto? Io ho scelto il tema storico-politico, era le masse e la propaganda, quindi sulla pubblicità e l'influenza della propaganda sulle masse. Le tracce vi piacevano, ti sono piaciute? Sì, sinceramente mi sono piaciute, poi è uscita anche la traccia sulla Costituzione, quella sul tema libero, quindi ce lo aspettavamo, perciò dai, è andata bene. E adesso per voi dello scientifico la prossima prova è? È domani ed è quella vera e propria, quella dura, insomma. Vedremo come andrà. Cosa avete? È la prova di matematica. Matematica. Sì. E poi orali e dopo? È la terza prova a lunedì e poi dopo gli orali che partono dal 28. Si aprono le porte dell'università per te? Sì, ho scelto lettere che non c'entra molto con lo scientifico, però ho capito cosa mi piace, cosa vorrò fare, quindi sono comunque contenta. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Io ho scelto l'analisi del testo. Mi sembrava più abbordabile. No, cioè ero abbastanza indecisa tra l'analisi del testo oppure tema generale. Com'era la traccia del... Tema generale la Costituzione, quindi avendo studiato diritto ed economia, quella sarebbe stata forse un pochino più facile. Però ho provato con l'analisi del testo, alla fine non è andata male, quindi... Il testo di? Di Bassani. Da domani si pensa? Da domani si pensa alla seconda prova, noi avremo scienze umane, quindi lì sarà un pochino più difficile per me, secondo me sarà più difficile, però anche lì ci si prova. Tu invece? Io ho fatto la tipologia D, la Costituzione, perché ero abbastanza ferrata sull'argomento, essendo il diritto la mia materia preferita. Spero sia andata bene, adesso ci concentriamo per il resto delle prove, e speriamo bene, poi vedremo. E anche per te immagino si apriranno le porte. Giurisprudenza. Giurisprudenza. Bocca al lupo. Crepi. Arrivederci.